In concomitanza con il ruolo dell'Abruzzo come regione d'onore 2021, la NIAF, National Italian American Foundation, ha ospitato giovedì sera una delegazione ufficiale della regione Abruzzo nel corso del gala annuale di New York. Più di 700 italiani e italoamericani hanno partecipato a questo evento che promuove l'enogastronomia e le esperienze culturali italiane, oltre a insignire alcuni dei membri più importanti e prestigiosi della comunità italoamericana. La NIAF è l'associazione più grande del suo genere, rappresentando oltre 25 milioni di italoamericani che vivono negli Stati Uniti. La fondazione mira a garantire che gli italoamericani continuino a mantenere vivo e attuale il ricco patrimonio dei loro valori e tradizioni culturali e incoraggia la comunità italoamericana a preservare e ricordare il grande contributo che gli italiani hanno dato alla storia e al progresso degli Stati Uniti. È un patrimonio enorme di contatti, di relazioni, di affetti e di sentimenti comuni che possono diventare il punto di forza, il volano per far crescere le relazioni reciproche, far crescere gli investimenti, far crescere i flussi turistici. C'è anche una grande voglia di riscoperta delle radici che le giovani generazioni stanno manifestando e queste radici le vengono appunto a cercare in Abruzzo, ripercorrendo a ritroso la strada che fecero i loro antenati. In questa missione oltreoceano, insieme ad una delegazione composta dai politici della regione, anche il commissario di governo della ZES Miccio e i presidenti delle camere di commercio, che hanno stretto rapporti con imprenditori italoamericani e con operatori presenti sul territorio abruzzese. La delegazione ha visitato anche il centro di ricerca Sbarro Research Center, un modo per approfondire i rapporti già esistenti, dato che questo centro lavora d'intesa con gli atenei abruzzesi.